Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di videocamere di sorveglianza da esterno. Andiamo a vedere un'altra videocamera di sorveglianza, le abbiamo già portate diverse sul canale. Si tratta di una videocamera di sorveglianza IP che può essere installata sia all'interno che all'esterno. Mentre vado ad aprire la confezione ti chiedo di mettere un mi piace sotto al video, iscriverti al canale cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i video che pubblichiamo ogni giorno. Ma ora andiamo a vedere che cosa è presente all'interno della confezione e come funziona questa videocamera. Troviamo il manualetto di istruzioni, la nostra telecamera di videosorveglianza con cavo, l'antennina per andare a migliorare la ricezione del segnale della nostra rete wifi e poi un trasformatore per andare a collegare il cavo USB e andare a collegare alla corrente la nostra telecamera, e anche i tasselli vengono forniti in dotazione per andare a collegare la telecamera al muro. Troviamo inoltre un piccolo cacciavite che ci permette poi di andare ad aprire l'alloggiamento, come vedremo tra poco, per la scheda micro USB. Infatti questa telecamera supporta anche schede micro USB per andare a registrare direttamente sul dispositivo, oltre ovviamente alla registrazione in cloud che è a parte, ma andiamo subito a collegarla e a vederla in funzione. Nella parte posteriore andiamo ad avvitare l'antennina che è direzionabile. Grazie all'attacco sarà possibile andarla a collegare su un muro in verticale o anche su un soffitto. Infatti la testa ha una rotazione di 360 gradi su questo asse e di 110 gradi invece sull'altro asse. In questo modo non avremo praticamente nessun angolo cieco in base a come andiamo a posizionare la nostra telecamera e avremo quindi un pieno controllo sull'area che viene videosorvegliata. Come al solito vi lascio il link qua sotto in descrizione per acquistarla su Amazon al prezzo in offerta, ma ora andiamo a vedere come funziona questa videocamera. Per andare a configurare la telecamera andiamo a scaricare l'applicazione DigitCam. Si tratta di una videocamera con risoluzione a 1080p. Una volta che abbiamo installato l'applicazione andiamo a collegare la telecamera alla corrente. Come vediamo alla prima accensione la telecamera va a posizionarsi in modo automatico per la configurazione. Dall'applicazione clicchiamo su più per aggiungere appunto una nuova videocamera. Quindi andiamo a fare la connessione wifi, mostriamo il QR code alla telecamera. Connecting to wifi. In automatico le informazioni del wifi vengono passate dal telefono alla camera. Pairing is successful. You can start using your camera now. Abbiamo quindi configurato correttamente la nostra camera, la possiamo associare ad una qualsiasi stanza presente all'interno dell'applicazione. Avremo quindi in questo momento la nostra camera attiva, andiamo direttamente a cliccare sul dispositivo dal telefono. Ok, questa è la visualizzazione che abbiamo, possiamo andare ad aprire l'applicazione e vederla a tutto schermo. Da qui abbiamo il pad per poter anche spostare quindi la camera e vedere quindi altre zone non attualmente riprese come in questo momento. Provo ad andare a spegnere anche queste luci e vediamo come vede al buio. Grazie ai sensori infrarossi è possibile quindi visionare anche al buio. Questa è la visualizzazione che abbiamo con i sensori infrarossi, non è un'immagine a colori ma devo dire che è abbastanza chiara. Qui mi trovo a circa un metro dalla videocamera. Provo ad andare più indietro, la poso sul tavolo. Qui sono circa 5 metri dalla videocamera, come potete vedere la visualizzazione è buona, qui è abbastanza buio. Ovviamente non è una visualizzazione a colori, ma devo dire che la qualità non mi sembra affatto male. Posso poi andarla a ruotare, abbiamo praticamente quindi i 360 gradi che dicevamo prima. Poi dall'applicazione possiamo andare a registrare audio e video e avere anche una doppia ricezione, quindi prova audio. L'audio bidirezionale non è male. Come avete visto quindi la visualizzazione anche al buio è di buona qualità, non è ovviamente a colori ma anche in condizioni di scarsa luce si vede chiaramente la persona in volto. La visione notturna è garantita fino a 9 metri di distanza dalla videocamera, quindi anche in condizioni di scarsa luce questa telecamera potrebbe essere perfetta. Come vi ho detto già prima, il cacciavite fornito in dotazione ci permette di andare ad aprire lo sportellino presente nella parte bassa che ci consentirà di andare a resettare le impostazioni della videocamera e di andare a inserire una scheda micro SD fino a 64 giga per andare a salvare tutto il contenuto della registrazione direttamente sulla scheda. Altrimenti tramite l'applicazione dal telefono sarà possibile andare a registrare degli ispezioni di video quando guardiamo live la nostra telecamera, effettuare delle fotografie sempre tramite l'applicazione
applicazione che andremo a salvare direttamente sul telefono, o volendo, come abbiamo sentito, grazie all'audio bidirezionale sarà possibile parlare tramite l'applicazione facendo uscire il suono direttamente sulla videocamera. Abbiamo poi nella parte posteriore anche un attacco con porta LAN che ci permette quindi, volendo, anche di cablarla e non andarla a configurare con il wifi, magari per posizionarla in zone dove il wifi della vostra casa non prende, e avere quindi un segnale cablato vi permette una connessione più veloce e più stabile. È possibile sempre tramite l'applicazione andare poi a configurare i messaggi di avviso, perché questa telecamera è in grado anche di rilevare i movimenti. Per la configurazione è necessario collegarla a reti da 2,4 GHz, quindi non a reti da 5 GHz, ma a parte questo, come avete visto, la configurazione è velocissima e abbiamo subito a disposizione la nostra videocamera di sorveglianza pronta per essere utilizzata. Come al solito, se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Questa videocamera della Victor mi è sembrata una buona qualità per quello che offre. Certo, rispetto ad altri modelli in commercio questa ha delle dimensioni, diciamo, un po' più elevate, ma sicuramente l'attacco con la porta LAN potrebbe essere interessante. Il cavo piatto USB già fornito in dotazione è abbastanza lungo e ci permette di andarla a collegare a prese di corrente non particolarmente vicini alla nostra telecamera. Nel complesso quindi si tratta di una buona videocamera di sorveglianza. Fatemi sapere con un mi piace o non mi piace se vi è piaciuto questo prodotto e se vi interessano altre recensioni di videocamere di sorveglianza. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per non perdere altre recensioni che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Per questo video con la videocamera Victor è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.